Gentili amici del blog di Venezia Laguna Nostra, a Carnevale è terminato da qualche giorno, la laguna, i sestieri e comunque l'intera città di Venezia sono tornati alla normalità di sempre, ma purtroppo le feste, gli incontri notturni e i concerti continuano, come questa sera e in questa serata di praticamente oramai mercoledì 12 di marzo 2014 nel palazzo di Kavendramin Kalergi, dove si trova oramai da secoli la sede del casinò. Una festa che sta avvenendo praticamente quasi a ridosso della mezzanotte, quindi per questo siamo quasi entrati oramai, siamo nel mercoledì, giornata di giornata feriale, dove appunto i cittadini veneziani vorrebbero dormire, vorrebbero riposare per il giorno lavorativo che li aspetta appunto oggi praticamente. Ma questo è il livello di rumorosità che possiamo sentire qui praticamente dalla salizzata Fontego dei Turchi. Ecco qui abbiamo il bellissimo palazzo, quella che potete osservare è Kavendramin Kalergi, e questa è la musica che possiamo sentire da questo punto praticamente di stai. Ascoltiamo un attimo. Ecco qui amici, adesso praticamente sta transitando un vaporetto che sta andando verso Rialto, quindi la musica verrà coperta dal rumore appunto del mezzo in transito, ma comunque questa è la condizione di questa serata, dove i veneziani, soprattutto di San Marcuola, sono costretti a convivere con questa situazione e a non riposare, a non dormire per appunto diciamo e prepararsi al meglio per la giornata di domani. Uno di questi veneziani non riesce a dormire, ha voluto contattare il blog di Venezia Laguna Nostra, ha chiesto un piccolo filmato, siamo qui e lo riportiamo volentieri a tutti, chiedendo come sia possibile, cari amici, una condizione del genere, una musica praticamente con questo volume allucinante. Pensate, noi siamo dall'altra parte del Canal Grande, vedete, panorama meraviglioso davanti appunto al palazzo storico dove è ospitato da secoli il casinò, e dove c'è questa musica in questa serata feriale appunto che tiene svegli i veneziani. Sentiamo un attimo ancora questo rumore che possiamo ascoltare dalla parte opposta dove noi siamo praticamente. Ecco amici, questa è così, questo era un piccolo assaggio di musica anche techno, già che ci siamo, potevamo fare anche un po' di hardcore, un po' di gabber, potevamo fare un bel rave, chissà, perché no? Sarebbe stato forse anche più accettato, diciamo, dal mio genere di musica. Comunque va bene, questa è la condizione che stanno vivendo i veneziani a San Marcuola, con questo livello di rumorosità che praticamente, amici, si sta diffondendo non solo nei sestieri di Canareggio, che per chi non lo conoscesse è questo da questa parte, ma anche in quello di Santa Croce, che è invece dove noi siamo in questo punto, in questo pontile dove una volta c'erano le gondole per i traghetti da Parada appunto verso San Marcuola. Oggi questo traghetto non c'è più, anche se era stato riammodernato circa 3 anni fa, è stato totalmente tolto. Anzi, andate pure nel blog di Venezia Laguna Nostra, trovate gli indirizzi dove firmare la petizione per il ripristino di tutte le gondole. Ma comunque questa è la condizione, amici, di questa serata a San Marcuola, in centro storico di Venezia, nel sestiere di Canareggio, con la musica sparata in questo contesto, con questo tipo di volume, in una serata assolutamente feriale. Pensate, c'è il mezzo adesso, il vaporetto fermo al pontile di San Marcuola, e amici, la musica si sente perfettamente, con ovviamente sappiamo che i mezzi della CTV, i vaporetti, i motoscafi hanno una rumorosità consistente, anche le ambulanze come questa che possiamo osservare, e la musica si sente, amici, in queste condizioni davvero incredibili, tenendo svegli appunto i residenti, i cittadini che non riescono a dormire, uno dei quali
ricordiamolo nuovamente, ha contattato Venezia Laguna Nostra per un filmato che stiamo effettuando. La mancanza di rispetto, amici, è davvero totale per i residenti veneziani. Oramai questa città produce questi veri e propri obrobi, non per quanto riguarda, diciamo, la festa in sé, che c'è, che può esserci magari in una serata prefestiva o festiva sarebbe meglio, ma comunque per il livello proprio di rispetto, di mancanza di rispetto, amici, dei veneziani, delle loro esigenze e della loro condizione di vita, che purtroppo è costretta, tra virgolette, a sopportare anche queste condizioni. Ecco qui. Va bene, amici, terminiamo qui davvero con questa condizione, speriamo di aver fatto del nostro meglio, ringraziamo il nostro segnalatore, speriamo che possa dormire il prima possibile per riposarsi e domani mattina andare così a lavorare fresco. Davvero un augurio dal profondo del cuore. Comunque, Tello Aquilotti Laguna, Cava Indramin Calergi, la sede del casinò con la festa questa sera che sta tenendo San Marcuola praticamente sveglia, e non solo, ma anche Santa Croce e praticamente metà del sestiere di Canareggio. Cosa volete farci? Venezia!